Rientriamo in diretta a Centro Suono Sport 101.5, Adriano Valentini, Giordano Giusti, c'è anche Giorgia Fidato, la nostra quota rosa. A proposito di quote rosa, ieri è stato ufficializzato nel CDA della Roma l'ingresso della più importante calciatrice della storia del calcio statunitense, almeno, che è Mia Hamm. È stata ufficializzata come componente importante e strategico, direi, del CDA della Roma, e necessariamente il pensiero vola anche a la Roma femminile, la Res Roma Calcio femminile, che porta sì i colori della Roma, ma in questo momento non fa parte dell'Associazione Sportiva Roma. Ne parliamo con la presidentessa, con il presidente, Diana Stefani, a cui diamo il buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi e a tutti i radioascoltatori. Buon pomeriggio. Ve l'aspettavate l'ingresso di questa calciatrice così famosa nel CDA della Roma? Ma diciamo, aspettarcelo no, è stata una bellissima sorpresa e una bellissima notizia, perché ovviamente avere in Italia una rappresentanza simile per il calcio femminile per noi non può essere che un vanto ed un onore, essendo trattandosi della miglior calciatrice che c'è al mondo al momento, che è ritenuta una delle migliori calciatrici della storia. Ha vinto per ben due volte la FIFA, un riconoscimento che viene dato ai 125 migliori calciatori di tutti i tempi, quindi insomma, voglio dire, è per noi sicuramente un motivo di soddisfazione. È considerata questa quindi in assoluto non statunitense, cioè proprio del calcio femminile tucuri in assoluto, certo, nel l'esempio mondo più fulgido. Questo dà secondo voi la sensazione anche di una maggiore attenzione da parte del calcio professionistico maschile al mondo del calcio femminile? Ma assolutissimamente sì, nel senso che è chiaro che adesso la dirigenza e la presidenza, diciamo, della Roma è ovviamente americana, però chiaramente questa rappresenta per il calcio femminile una grande apertura e un vantaggio, perché prendere proprio a modello quello che è la realtà americana per quanto riguarda il calcio è molto molto significativo, perché il calcio negli Stati Uniti il calcio è proprio donna, nel senso che è lo sport di preferenza sotto tutti i punti di vista, quindi è una cosa diciamo del tutto diversa da quello che invece è la realtà italiana, quindi è chiaro che per noi è sicuramente un passo avanti per quanto riguarda il calcio femminile, che in Italia invece rispetto anche non solo all'America ma anche al resto d'Europa sta decisamente indietro. So che lei non ci potrà fornire dettagli, ci mancherebbe, non le chiedo neanche questo, però lo dico io, so che in mente nel progetto Roma c'è l'idea di accorpare anche la Roma femminile nella società Roma, e questo lo sto dicendo io. Immagino che questa sia una cosa che voi vi auspicate, no? Almeno questo si può dire, no? Diciamo che assolutissimamente sì, nel senso che è il nostro sogno da sempre, e quindi chiaramente se riusciamo non solo noi della Roma, ma io penso proprio a livello anche generale, riuscire a raggiungere quello che è un po' il modello europeo per quanto riguarda il calcio femminile, di accorpare quelli che sono le due realtà, i due settori, calcio maschile e calcio femminile, insieme in un'unica soluzione, credo che sia la migliore per portare in alto il calcio femminile e dargli quella spinta giusta, ecco, soprattutto. Quindi è chiaro che noi aspetteremo, staremo a vedere quello che il tempo sarà a decidere un po' quello che sarà un po' il percorso, ed è chiaro che è il nostro sogno e speriamo insomma che si possa realizzare chiaramente. A tal proposito, come sta andando la Res Roma femminile in questa stagione? La Res Roma, per fortuna, per adesso stiamo avendo buoni risultati, perché possiamo dire con molto orgoglio, insomma, fuori ogni aspettativa, di essere al momento ovviamente le prime in classifica con 9 punti, perché abbiamo realizzato tutte e 3 vittorie, però chiaramente andiamo sempre con i piedi di piombo, nel senso che ovviamente noi, come diciamo nuova realtà del calcio di Serie A, già la permanenza insomma è già buona per noi, è già un vantaggio, anche perché poi ci aspetta proprio sabato una trasferta un po' delicata contro il Verona, per cui insomma siamo però concentrati. Il mister Melillo ha lavorato benissimo con le ragazze, sono stata anche in ritiro con loro, per cui hanno fatto una buona preparazione, le vedo sempre crescere partita dopo partita, per cui insomma chiaramente ci sono tutti i presupposti per stare insomma a giocare bene, ecco, ed essere l'importante, però ecco, non prenderci troppo dagli
entusiasmi, perché poi non è molto positivo questo, rimanere sempre con i piedi per terra, io lo dico sempre. Però insomma, diciamo che ci sta dando delle belle soddisfazioni, queste ragazze veramente sono brave, devo dire. Poi avete comunque una grande responsabilità, quella di portare il nome e i colori della squadra giallorossa, seppur non fate ancora parte della stessa società, di fatto voi siete la Roma. Per quanto riguarda certo, noi portiamo in alto sempre i colori di Roma, della Roma, siamo tutti tifosi della Roma, io per prima, nel senso che sono cresciuta in Curva Sud, per cui comunque abbiamo, diciamo, l'orgoglio Roma nel sangue, quindi è chiaro che siamo una realtà che sta portando in alto quelli che sono i colori di Roma al femminile, e quindi è chiaro che per noi avere un'affiliazione con la S Roma è un sogno che da raggiungere, che ci auspichiamo e che veramente cerchiamo con tutte le nostre forze, come dire. Indubbiamente. Insomma, che le cose si mettano in un certo modo, insomma, ecco, questa, diciamo, magari una presidente, magari una buona parola ce la può mettere la sorella di Nainggolan, Rihanna Nainggolan, che gioca con voi, no? Ma che tipo gioca di con noi, che sì. Tipo di calciatrice è? Dove, che ruolo gioca? Che lei è una centrocampista come il fratello, quindi esatto, diciamo che più o meno ha le stesse caratteristiche del fratello, perché loro poi sono cresciuti insieme, quindi sono allenati insieme fin da piccoli, e quindi insomma le caratteristiche sono quelle, con le differenziazioni che comunque esistono nel mondo femminile, che ovviamente è diverso anche tanto. Lei non ha la cresta, mi sembra la prima differenza. Perché la coda, c'è il ciuffo, però lei ha un ciuffo, c'ha i capelli lunghi per cui li porta spesso legati con un ciuffo. Però la somiglianza è molto molto forte, in effetti. Bene, bene, grazie mille, insomma, in bocca al lupo, noi ci auguriamo che grazie. Possiate entrare a far parte, insomma, della casa madre Roma, chiamiamola così, insomma, anche per valorizzare. Beh, è il nostro sogno e ce lo auguriamo anche noi con tutto il cuore. Se posso, lancio proprio un messaggio, diciamo un appello alla dirigenza della Roma, presidente Pallotta. Uniamo queste due società, c'è la sorella di Nainggolan, avete ragazze che si allenano, sì, sotto tutti i punti di vista sono, diciamo, allo stesso livello degli uomini, perché comunque si allenano come loro, anche se di fatto, diciamo, manca il riconoscimento di professionismo che magari non c'è nel calcio femminile in Italia. Però insomma, di fatto le ragazze si allenano veramente come gli uomini, e quindi il fatto di essere dilettanti lo sono a livello solo di status, perché poi nella realtà fanno grandi sacrifici queste ragazze, partecipano a delle competizioni importanti e sono anche estremamente impegnative, insomma. Bene, bene, grazie mille, insomma, un passo avanti è stato fatto con l'inserimento nel board della Roma di questa importante 275 presenze in nazionale e 158 gol, una buona media da parte di Miam, che si è ritirata nel 2004. Direi che hanno fatto una bellissima scelta, secondo me, e anzi ancora una volta devo fare i miei complimenti a tutta la dirigenza, a tutto lo staff della S Roma, perché veramente stanno facendo degli ottimi acquisti e un'apertura veramente importante, secondo me, che possa dare, al di là di noi, insomma, di tutte le situazioni poi specifiche che possiamo trovare sul territorio, proprio a livello generale possa dare un bel segnale forte, e che possa essere, diciamo, ecco, un primo passo in questa direzione, ecco. Perfetto. Benissimo. Grazie mille, grazie, presidente, mille. In bocca al lupo. Grazie a voi, buon bocca al lupo, buon grazie. Proseguimento.